Buongiorno a tutti, oggi è domenica 5 giugno 2022, siamo qui al Climate Fest al Lago di Niguarda in via Luigi Ornato 138 per quella che è l'ultima giornata del Climate Fest, uno dei eventi più importanti dell'anno che cerca di sensibilizzare l'opinione pubblica su un tema molto molto importante che è quello del cambiamento climatico. Non è un caso che io abbia cominciato questo video da qui, questo servizio da qui, perché questo è il nostro stand. Chiedo ad Agnese di fare una bella panoramica del nostro stand. Noi siamo stati qui in diretta da giovedì fino ad oggi per seguire quelli che sono appunto gli eventi che si sono susseguiti appunto in questi giorni. Noi adesso, ringrazio Agnese che mi sta ovviamente facendo le riprese, adesso faremo un giro di perlustrazione per tutti gli stand. Come sapete è una via, una lunga via dove si susseguono varie associazioni che hanno deciso di portare il loro pensiero, la loro idea, i loro eventi appunto in questa 4 giorni così importanti. Che cos'è il Climate Fest? L'abbiamo detto, c'è stata grande partecipazione, grandi e piccoli che appunto hanno partecipato agli innumerevoli eventi. Ci sono associazioni molto importanti, come per esempio, come possiamo vedere alla mia sinistra, Emergency, che abbiamo intervistato nella giornata di ieri e comunque sia nel corso di questi 4 giorni. Io ho qui il libriccino che ci racconta appunto quello che succederà oggi, clima permettendo. Oggi abbiamo 3 importanti macro temi da portare avanti, che è quello dello spreco alimentare, quello dell'agricoltura, degli allevamenti intensivi e gli strumenti di democrazia diretta, perché sappiamo che la questione del clima, del cambiamento climatico, tocca numerosi aspetti della vita quotidiana, appunto dallo spreco alimentare e insegnare alle nuove, ma non solo alle nuove generazioni, cosa significa non sprecare il cibo, cosa significa avere cura del territorio, avere cura di quello che si mangia e cercare, come al solito, di non buttare via niente, quello che insomma ci dicevano le nostre nonne quando eravamo piccoli. Gli allevamenti intensivi, sappiamo che c'è un lungo dibattito su questo importante tema degli allevamenti intensivi, del consumo sempre più alto della carne e di conseguenza anche di un consumo del territorio che ahimè supera i limiti consentiti. Sappiamo che nel mese di maggio abbiamo già consumato in Italia quelle che erano quelli che sono appunto le cose che noi possiamo utilizzare di questo bellissimo pianeta, e è sintomatico il fatto che appunto a maggio noi abbiamo già finito tutto. Come dicevo, stiamo facendo un giro per tutti gli stand di questa domenica, una domenica che nonostante siano le 10 del mattino già vede la presenza di numerose persone che appunto si fermano ai vari stand, alcuni dei quali si stanno organizzando in questo momento. L'associazione Peppino Impastato, che ieri abbiamo intervistato con la presenza di scrittori, autori che raccontano un po' anche quella che è stata ed è la lotta alla mafia, che fa parte anche questo di un percorso di transizione ecologica, perché sappiamo che gli sprechi provengono anche dalla malavita e dalle associazioni a delinquere. Come dicevamo prima, le risorse che noi potevamo utilizzare in Italia sono finite a maggio, e quindi bisogna assolutamente in un modo o nell'altro riuscire a appunto stare un po' più attenti. Cosa faremo oggi? Questo è il bello della diretta. Ok, ci siamo. Oggi seguiremo appunto numerosi eventi, faremo interviste a vari stand, alcuni dei quali nuovi che non abbiamo visto negli scorsi giorni, altri invece che sono qui appunto sin da giovedì per portare il loro pensiero e quello che può essere un aiuto appunto nel sensibilizzare la popolazione su un argomento così importante. Io mi avvicinerei giusto un attimo a uno stand, Animal Save Movement, che non abbiamo intervistato nella giornata di ieri. Buongiorno, posso fare 2 domande? Aspetto, chi è la fortunata? Finisco con l'ora. Ok.
Siamo qui appunto allo stand di Animals Planet People che come potete ben immaginare dal modo, chiedo magari ad Agnese se fa una panoramica su quello che è il manifesto appunto di questo stand, il fatto che la salvaguardia dell'ambiente, la salvaguardia degli animali, sia in qualche modo legata, no, a tutto questo discorso che stiamo facendo sugli sprechi e su quanto dobbiamo stare attenti a gestire bene le risorse, che abbiamo a disposizione. Non per niente, alla mia destra c'è lo stand di Extinction Rebellion che ieri abbiamo intervistato e che proprio prendeva spunto, no? Da cui possiamo prendere spunto per parlare di questo importantissimo tema. Io mi avvicinerei di nuovo allo stand. Abbiamo. Donateci Ok, no, una. ci mancherebbe. Allora, siamo qui al Climate Fest, un evento molto importante per sensibilizzare appunto l'opinione pubblica su quelli che sono i cambiamenti climatici. Ti chiedo giusto una presentazione, che cosa portate, qual è il vostro appunto supporto per le persone che vengono qui, insomma, a farsi un'idea. Allora, noi siamo il gruppo di Milano Animal Save e Milano Climate Save, è un'associazione più grande a livello internazionale che si occupa appunto di animali, ambiente e persone, quindi sulla salute, sul clima e sugli animali non umani. Quello che vogliamo portare oggi è un'attenzione sul fatto che è tutto interconnesso, quindi non possiamo parlare di salvare il pianeta, il clima, senza anche renderci conto che è comunque collegato anche a quello che è lo sfruttamento animale. Quindi, per esempio, gli allevamenti intensivi sono una grandissima forma di inquinamento e di emissioni, tra le più alte, addirittura anche più di quello che è il trasporto pubblico. E quindi vogliamo portare attenzione su questo, perciò l'attenzione all'ambiente deve essere a 360 gradi. Certo, anche quindi una questione sul consumo, no? Della carne, che è un altro punto fondamentale su questa transizione ecologica che diciamo sempre sì, prima o poi avverrà, però in realtà questo poi si sta avvicinando sempre di più. Sì, esatto. La cosa che noi portiamo oggi, per esempio, è questo invito a firmare il Plant-Based Treaty, che è un trattato che richiede appunto alle industrie e ai governi di fare una transizione verso un'alimentazione di tipo vegetale, perché è appunto più sostenibile, oltre che più etica. C'è sempre meno attenzione, cioè ci dovrebbe essere sempre più attenzione, ma se ne parla sempre meno, anzi spesso non viene nemmeno menzionato questo problema, e mentre alcune industrie stanno cercando di fare questa transizione magari attraverso la carne a base vegetale, la carne coltivata, la carne di laboratorio, in realtà la maggior parte delle persone non conosce nemmeno queste alternative, però sarebbe necessario un passaggio a questo tipo di alimentazione. Ecco, ti faccio appunto una domanda su questo tema qui. Sempre più spesso ci sono persone che diventano vegane. Secondo te è un processo che porterà, non dico alla nostra generazione, magari alle generazioni successive, a una stabilità di questo piano alimentare, diciamo, tutti saremo vegani? Allora, io lo spero, Ok. nel senso che lo spero per gli animali, ma lo spero anche per il nostro pianeta. L'industria alimentare come oggi non è sfruttabile a lungo, quindi secondo me che lo vogliano o meno le persone arriveranno a mangiare vegetale anche senza desiderarlo. Per cui in un certo senso sì, saremo tutti vegani per forza di cose. Sarebbe bello far vedere alle persone che non è una scelta obbligata solo, ma che c'è del bello nel mangiare vegano, che si mangia bene, è gustoso, ci sono sempre più alternative, però sì, secondo me anche per una questione di risorse ambientali, di acqua, di deforestazione che è causata sempre dagli allevamenti, è necessario questo passaggio e sarà sempre più probabile che arriverà in futuro. Ok, dove vi possiamo trovare? Sui social, su Facebook e su Instagram, come Milano Animal Save e Milano Climate Save. Perfetto, grazie mille, buon proseguimento. Grazie.
Ok, noi proseguiamo nella nostra camminata, appunto abbiamo sentito Animal Planet Save, che è comunque un'associazione, come dicevamo prima, no? Che prende in considerazione anche l'aspetto degli animali, l'aspetto che è uno degli aspetti importanti su tutto quello che concerne l'alimentazione e di conseguenza i cambiamenti climatici. Abbiamo anche artisti, come possiamo vedere alla nostra destra. Sono tanti gli stand e tante le persone che si sono impegnate quest'oggi per portare avanti un discorso che forse troppo spesso è stato ignorato e che ad oggi appunto ne vediamo le conseguenze. I cambiamenti climatici esistono, sono qui, e quel prima o poi che stiamo raccontando in questi 4 giorni in realtà è più prima che poi, e quindi è un problema che riguarda noi e che riguarderà appunto le prossime generazioni. Se proseguiamo, vediamo, vieni Agnese, facciamo 2 domande, ciao, buongiorno, chi posso, dai, la fortunata, allora, Climate Fest, siamo qui l'ultimo giorno, voi eravate presenti anche nelle scorse giornate? Siamo stati qui anche ieri. Ok. No, ti chiedo giusto di presentarti, di presentare l'associazione e appunto che cosa portate avanti per un aspetto così importante come quello dei cambiamenti climatici. Allora, io sono Marianna Perrone, sono qui con la mia collega Laura Tagliaferro. Noi siamo 2 divulgatrici scientifiche dell'associazione Ambiente Acqua Onlus. È un'associazione di promozione sociale che si occupa principalmente di educazione ambientale. Lavoriamo con i bambini, con le scuole. Infatti qui ad esempio oggi abbiamo in previsione di fare degli esperimenti sull'aria per poi approfondire il tema appunto del riscaldamento globale, dei cambiamenti climatici. Ecco, esperimenti, dai, facciamo un piccolo spoiler. Allora, ce ne sono diversi. Allora, innanzitutto ci si avvicina a scoprire che cos'è l'aria, di cosa si tratta. Quindi spesso non si vede, non si tocca, non si sente, e quindi per i bambini non è immediato questo concetto, quindi non sanno se effettivamente esiste o no. E quindi facciamo degli esperimenti molto semplici per scoprire che esiste. Ci aiutiamo anche dell'acqua, perché in acqua in effetti l'aria si può vedere semplicemente usando delle pipette. Tutto in diretta, è tutto rigorosamente in diretta. Qua dentro c'è l'acqua. Ok, l'aria. L'acqua? L'acqua allo stato gassoso. Ok, qua c'è l'aria. Ok. Ok, con questa pipetta semplicemente schiacciando e immergendola in acqua riusciamo a vedere la presenza, in questo caso, di acqua, in questo caso di aria. I bambini possono toccare col dito e sentire proprio le bollicine. La presenza di aria. Poi altri esperimenti, chiediamo ai bambini se dentro questo contenitore c'è qualcosa, loro di solito dicono niente, e invece dimostriamo che è pieno di aria, semplicemente mettendo un batuffolo di cotone, immergendolo nell'acqua, e dopo un po' si tira su. I bambini, toccando il cotone, capiscono che in realtà è asciutto perché l'acqua non è potuta entrare perché la bacina del contenitore era già pieno di aria. E poi insomma ce ne sono altri in cui si non fanno delle reazioni. Giusto, mi sembra giusto. Ecco, dal punto di vista appunto dello spreco alimentare, no? E quindi anche dello spreco di acqua, quanto è importante sensibilizzare non solo le nuove generazioni, in realtà un po' tutti, sì. Al fatto, mi viene anche banalmente un pensiero un po' banale, no? La doccia, quanti fanno la doccia e stanno sotto la doccia magari mezz'ora, esatto, lavarsi i denti, tengono l'acqua aperta, insomma, quanto è importante sensibilizzare la gente questo aspetto? È importantissimo, noi lo facciamo tanto, sia con la cittadinanza ma soprattutto con i bambini, a scuola facciamo delle attività ad hoc, sia sul risparmio energetico dell'acqua, insomma ci occupiamo di sostenibilità tutto tondo. Noi oggi siamo qui anche per presentare un progetto che stiamo facendo in un parco della zona 8, il parco Montestella. Certo. E anche lì stiamo organizzando delle attività con le scuole, delle uscite, proprio per conoscere meglio il territorio, la sua biodiversità e sensibilizzare proprio i bambini al rispetto dell'ambiente.
Vuoi aggiungere qualcosa? Sì, che questo progetto è un progetto che ormai è già la seconda edizione, quindi va avanti già da qualche anno, che è reso possibile grazie a Fondazione di Comunità, della Comunità di Milano, e abbiamo diversi sponsor appunto che ci aiutano proprio per far sì che questo parco possa essere prima di tutto un parco per i cittadini, fruibile dai cittadini e anche curato dai cittadini, quindi dalla cittadinanza tutta, sia dai giovani che dai meno giovani. Perfetto, grazie mille allora, buon proseguimento, verremo dopo un po' a spiare con i bambini i vostri esperimenti. Grazie mille, grazie. Eccoci qui, quindi come vi raccontavamo anche nelle scorse giornate ci sono anche eventi appunto che cercano di sensibilizzare su aspetti importanti appunto come quello dello spreco alimentare, dello spreco dell'acqua, comunque delle risorse del nostro pianeta, coinvolgendo direttamente i bambini che appunto vengono qui per imparare e per giocare e perché no, imparare giocando. Noi proseguiamo nella nostra camminata, stiamo per raggiungere la fine di questa lunga via con tutte le associazioni del territorio che hanno portato la loro voce. Ci sono tante associazioni, l'Orto Comune di Niguarda, Game of Inventure, la COP che è sempre stata in prima linea appunto nel combattere quella che è il pensiero comune che non esista questa transizione ecologica, ma in realtà esiste e come. Alla nostra destra, alla mia destra possiamo vedere anche uno stand legato alle api, intervisteremo poi questo stand per cercare di capire anche un po' com'è il mondo delle api in questo momento di transizione ecologica. Sappiamo che le api sono fondamentali per il nostro pianeta e per preservare quello che è l'ambiente. Come dicevamo, la COP che è stata presente in tutte queste giornate e le gambie. Adesso mi avvicino giusto per un'ultima intervista prima di terminare appunto il servizio e continuare poi con la nostra diretta. Buongiorno, ciao. Possiamo farvi qualche domanda? Chi è il fortunato? Ok. Allora, siamo qui al Climate Fest, ultima giornata di una 4 giorni che ha visto la partecipazione di tante persone. Vi chiedo giusto di presentarvi e perché siete qui, che aspetto di questa transizione ecologica, diciamo, che dovrebbe avvenire comunque sia il prima possibile, sta cercando di portare avanti. Okay. Buongiorno, sono Jacopo di Legambiente Lombardia e diciamo l'aspetto più importante comunque è il rispetto intanto per quello che ci circonda, avere comunque consumi consapevoli di quello che comunque mangiamo, usiamo comunque l'elettricità e la macchina comunque che diciamo comporta un bel po' di spesa alla fine per la natura, considerato che appunto la maggior parte comunque dei rifiuti sono di plastica monouso e di prodotti che comunque non riescono a rientrare nella circolarità del recupero, per cui diciamo spingiamo anche molto a riutilizzare i prodotti, sistemarli, non buttarli appena si rompono, andare a riscegliere prodotti che non contengono plastica, monouso principalmente, e diciamo anche diciamo a fare attivismo verso gli altri e principalmente questo. Ok, vedo che c'è una raccolta firme, state portando avanti un progetto particolare? No, principalmente la raccolta firme per coinvolgere persone nelle nostre attività e diciamo per cui come potrebbe essere quello di oggi, come potrebbe essere anche diciamo adesso a settembre abbiamo anche delle attività di pulizia nei parchi, per cui diciamo formare la gente che ci queste attività e ci sono molte altre attività. E per cui c'è principalmente questo. Ciao. Perfetto, vi possiamo trovare ovviamente Legambiente conosciutissima dappertutto, sì. Sui social eccetera, insomma accorrete. Assolutamente, vi aspettiamo numerosi. Va bene, grazie mille, buon proseguimento. Grazie a voi.
Ok, eccoci qui. Bene, io direi che ci siamo. Abbiamo visionato un po' tutti quelli che sono gli stand che hanno partecipato e che partecipano al Climate Fest, sperando appunto che il tempo regga anche per questa lunga giornata che ci attende. Abbiamo spiato un po' di esperimenti, un po' di eventi che verranno fatti nel corso della giornata e che noi come Milano All News seguiremo. Noi come Milano All News siamo molto attivi e molto sensibili rispetto a un argomento così importante come quello dei cambiamenti climatici. Quindi vi direi che per il momento è tutto, ricordandovi che sul nostro sito www.milanonews.it potete vedere nella pagina dedicata al Climate Fest tutti quelli che sono gli eventi che andremo a seguire nel corso di questa ultima bellissima giornata.